Ben ritrovati con una nuova puntata di Figli d'Europa. Allora, oggi siamo qui per presentare il video che ha vinto il concorso. Si tratta di un video che riguarda l'Europa e lo sport. È stato realizzato dai ragazzi con la collaborazione ovviamente degli insegnanti e il supporto della scuola, dell'Istituto Bacaredda. È un progetto relativo all'unione tra lo sport e la città, la cittadinanza. Praticamente si chiama Io, l'Europa e lo sport. I ragazzi devono realizzare un video che legasse le virtù, insomma, dello sport con quelle appunto del Parlamento europeo. Quindi l'integrazione, l'unione e soprattutto il fair play, la capacità di sapersi mettere in competizione con gli altri in modo positivo. Per cui i ragazzi proprio nel mese di dicembre e a cavallo anche con gennaio hanno realizzato dei video in giro per la città di Cagliari, ovviamente intenti a svolgere attività sportive. Ci siamo ispirati al triathlon in quanto appunto noi vediamo in Europa a tre velocità e non a due, purtroppo. E noi andremo a rappresentare appunto al Parlamento europeo l'Italia, come ha detto già il Preside, e la capacità che l'Italia ha di fare da trade union con gli altri paesi proprio sulle questioni importanti. Infatti abbiamo intitolato il video Cagliari porta d'Europa, appunto perché la questione dell'emigrazione, la questione appunto dei muri che si stanno alzando sta dividendo l'Europa che è stata unita a fatica. Pertanto io ero molto attenta a vedere, mi aspettavo per il 60° dei concorsi rivolti agli studenti e non mi è sembrato vero quando è uscito proprio sotto Natale, per cui sono riuscita a trovare 12 volenterosi ragazzi che poi hanno determinato il premio che porterà invece 24 ragazzi a essere a Strasburgo il 30 a rappresentare l'Italia, la Sardegna, Cagliari e l'Europa. Lo sport, come l'Europa, sostiene lo spirito di squadra, il senso di appartenenza, rispetto dell'altro e permette l'integrazione sociale. Se l'Europa fosse pervasa da uno spirito sportivo si potrebbero abbattere tutti i muri, nello sport come nella vita. La nostra vittoria ha una doppia valenza perché quest'anno Cagliari è stata scelta come capitale dello sport. E proprio per questo andremo a rappresentare la nostra città, ma soprattutto tutta l'Italia, in una seduta plenaria del Parlamento europeo, in cui io e un'altra mia compagna racconteremo la nostra realtà, la nostra scuola e niente, quindi è stata una bellissima esperienza, sia il progetto, ma soprattutto quello che andremo a vivere a Strasburgo fra un paio di giorni. Professor Porcu, qual è il rapporto da con le politiche europee ma anche con l'Europa istituzionale? Ma è assolutamente un rapporto positivo. Noi abbiamo attivato tutta una serie di iniziative che sono state rese possibili proprio da finanziamenti di carattere europeo, dalla programmazione operativa nazionale alla programmazione operativa regionale. Abbiamo attivato diversi progetti che hanno consentito sia di fare delle attività dirette con gli studenti, attività di recupero, di promozione delle eccellenze, sia di migliorare le nostre strutture, quindi molte dotazioni all'interno dei nostri laboratori le dobbiamo proprio ai finanziamenti europei. Poi partecipiamo anche a iniziative legate proprio alla promozione della partecipazione studentesca alla vita culturale, oserei dire anche politica delle nostre città. Quindi questa iniziativa che stiamo, diciamo così, promuovendo oggi è un'iniziativa che appunto è stata finanziata direttamente dal Parlamento europeo e noi ci fregiamo di essere la scuola che rappresenta l'Italia, quindi la città di Cagliari, l'Italia in Europa. È una bellissima soddisfazione. Sono lavori fatti dai nostri ragazzi, quindi diciamo che siamo assolutamente contenti di poter sollevare la nostra piccola bandierina di Bacaredda Azeni insieme alle grandi bandiere dell'Europa, dell'Italia e della città di Cagliari. Ma è un'Europa libera e in armonia con tutti i paesi, dinamica e laboriosa, che contribuisca al progresso sociale e tecnologico, scattante, solida.
che si fondi sugli stessi valori dello sport. Unità, integrazione. Questo progetto ci ha permesso di comprendere più a fondo il rapporto dei giovani con l'Unione Europea, perché abbiamo imparato l'importanza che noi rivestiamo all'interno dell'Europa. In particolare abbiamo potuto comprendere l'importanza degli studenti, perché noi vorremmo fare anche degli scambi interculturali. Questo progetto ci permette di mettere in evidenza le nostre potenzialità. Quando ci viene posta la domanda che Europa vorresti, noi, come citiamo nel video, rispondiamo che il nostro desiderio è quello di un'Europa solida, stabile, senza barriere, senza muri, proprio perché anche questo progetto ci permette a Strasburgo di confrontarci con altre quotidianità, con altri paesi e mettere in evidenza le nostre principali caratteristiche all'interno dell'Unione Europea. Siamo in chiusura, grazie per averci seguito alla prossima puntata di Fili d'Europa.